Liberamente, la nuova trasmissione di radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Buonasera amici di Radioattività, un saluto da Guido Roberti. Questo è il nuovo appuntamento con Liberamente, la nostra rubrica dedicata alla psicologia in compagnia mia, in compagnia della dottoressa Maria Bossa. Stiamo cercando di conoscere approfonditamente un maestro di questa scienza, ovvero Sigmund Freud. Abbiamo capito un po' le sue origini, abbiamo scoperto cosa c'era nella sua prima infanzia, cosa c'è stato poi nei suoi studi. Oggi continueremo a capire tutto della vita di questo grandissimo personaggio e parleremo della società psicoanalitica di Vienna che avevamo già accennato nella scorsa puntata e poi quelli che sono i conflitti con un suo allievo, ovvero Jung, quindi l'allievo e il maestro che si scontrano su alcune tematiche. Ben ritrovata Maria, oggi puntata molto interessante. Ciao Guido, buongiorno a tutti e veramente oggi comincio questa trasmissione con grande piacere perché in qualche modo posso chiarire a noi e agli altri la teoria di Freud, che poi in effetti questo povero Freud è stato penalizzato sempre, è stato considerato un perverso, uno che aveva parlato di teoria sessuale, che faceva risalire tutto lo sviluppo dell'individuo a un'evoluzione organica eccetera, e in effetti invece no, Freud è stato un grande che ha visto un po' con la struttura della personalità sotto tutti gli aspetti. Intanto Guido, cominciamo a visualizzare un momento. Noi abbiamo lasciato il nostro Freud verso il 1910, all'inizio della società psicanalitica, no? Quando finalmente questa società si era fondata, finalmente si incominciava a diffondere, finalmente la psicanalisi cominciava a essere considerata una scienza in qualche modo. Allora io passerei questa prima parte della trasmissione proprio cercando un po' di chiarire la teoria di Freud, perché se no non riusciamo neanche a capire il personaggio e poi come la psicologia si è evoluta successivamente. Allora, se facciamo un momento mente locale alla prima trasmissione e alla seconda, noi dobbiamo considerare che Freud è partito come neurologo ed è partito proprio con la concezione che c'era del darwinismo originario, dove tutto parte dallo sviluppo biologico dell'individuo. Allora, partiamo dal nostro uomo di Cro-Magnon, arriviamo a noi, ci svegliamo la mattina, abbiamo voglia di un panino, abbiamo fame, ecco, allora... C'è qualcuno che è più suscettibile a queste cose e qualcuno ha più fame di altri. Quindi cominciamo a immaginare questo nostro ometto che si sveglia, il nostro ometto moderno di oggi, si sveglia dalla mattina, pim bum bam, e dice ho fame, oggi voglio mangiare un bel panino al prosciutto, per esempio mi piace il prosciutto. Che succede nel nostro organismo, nella nostra psiche? Allora Jung parla di energia, cioè dentro di noi c'è un'energia che ci spinge verso la vita, un'energia biologica, no? Quindi che ci fa andare avanti a cercare qualcosa che ci aiuti a sopravvivere, perché il panino in fondo nasce dall'istinto di fame. L'istinto di fame ci spinge a cercare il cibo. Allora qui adesso, se noi questa immagine la vogliamo riportare a qualcosa di teorico, che cos'è l'istinto, no? Allora Freud lo definì, queste proprio sono delle parole di Freud. Freud disse che un istinto rappresenta un quantum di energia psichica ed è la misura di tutto ciò che è richiesto alla psiche per un determinato lavoro. Il lavoro vuol dire procurarsi il cibo, la sopravvivenza biologica. Ogni istinto, secondo Freud, ovviamente tutti i grandi della psicologia hanno cercato di teorizzare poi, no? Sullo sviluppo psichico, e aveva detto quattro caratteristiche fondamentali ed ha perfettamente ragione: una fonte, una meta, un oggetto e un impeto, disse Freud. Cosa vuol dire la fonte? La fonte è il bisogno di mangiare. Io, il mio organismo, ha bisogno di cibo. La meta che cos'è? Il cibo. Cioè, io devo arrivare al cibo.
per poter sopravvivere. E l'oggetto di questa di questo movimento è il percorso per arrivare, quindi un bel panino è il modo per procurarmelo. E l'impeto che cos'è secondo Freud? È la forza energetica con cui io mi procuro il cibo. Ci sono persone che hanno più forza, persone che hanno meno forza. Allora, quindi alla ricerca di quest'uomo che va alla ricerca di questo panino, che cos'è questo? Jung lo chiama un istinto di vita. Cioè, e questo istinto di vita, secondo Freud, giustamente lui lo rifà a una natura biologica che si va in contrapposizione all'istinto di morte. Perché Eros e Thanatos, cioè... Poi a questo punto Freud ipotizza, ma non solo Freud, insomma, obiettivamente, la ricerca biologica, la sopravvivenza biologica della specie, su cosa si sviluppa? Si sviluppa sulle funzioni fisiche e organiche che sono poi il cibo, la fase orale, la produzione, che è la fase anale, cioè noi alla fine il cibo che mettiamo dentro lo dobbiamo pure espellere e quindi produciamo qualcosa, una bellissima cosa che poi ai bambini piace moltissimo, che abbiamo già capito che cos'è, e poi la pulsione sessuale, genitale, perché se noi non facciamo l'amore non ci riproduciamo. Se due esseri che devono andare avanti nella pulsione di vita e la specie deve andare avanti, devono trovare il modo migliore per fare sesso. Questo è un istinto fortissimo poi. Eh sì, perché poi la natura ce l'ha messa tutta. Se noi guardiamo gli animali come fanno l'amore, ci rendiamo conto che tutto è finalizzato al proseguimento della specie. E questo è interessantissimo, perché tu vedi i poveri ragnetti, per esempio, se uno si occupa un po' di natura, vedi il povero ragnetto che corre per arrivare alla sua ragnetta, poi questa se lo mangia alla fine, se lo mangia perché a lei serve quell'energia ancora che le dà a mangiare il corpo del suo partner mentre copulano, quindi una cosa orrenda, no? Sì, effettivamente. Però in qualche modo, diciamo, questo serve alla natura biologica. La natura. Io spulciando così tra i nostri appunti ho notato che tu a un certo momento parli di zona erogena, e qua ci avviciniamo proprio a una sensazione, una parola che ci avvicina al concetto di corpo. Sì, guarda, questa cosa poi provocò uno scandalo enorme, perché il povero Freud ebbe il coraggio finalmente di portare l'attenzione su queste, diciamo, sulla vita, sulle percezioni sensoriali che sono legate al piacere. E nell'epoca, in una Vienna bacchettona e tradizionalista, questo faceva molto scandalo. Allora, la zona erogena, se noi la vogliamo definire da un punto di vista proprio biologico, è una porzione del corpo caratterizzata da una particolare mucosa molto sensibile che produce sensazioni piacevoli. Non c'è niente di male, cioè se io mi accarezzo la mano sento un piacere sulla mia pelle, no? E se io mangio, quando io mangio, noi in bocca abbiamo delle mucose. Le mucose sono atte ad assorbire, a darci il piacere di mangiare, e quindi poi abbiamo le ghiandole che producono già una parte di digestione, che poi vanno nello stomaco. Lo stomaco si riempie, la mucosa dello stomaco prova piacere nell'essere sazia, e abbiamo l'intestino fatto di mucose, no? Abbiamo le zone anali che sono fatte di mucose, noi proviamo piacere nel espellere il nostro cibo che è stato digerito, ma va benissimo così, se no non riusciremo neanche ad arrivare a questa funzione biologica. Le parti genitali ovviamente per sfregamento producono piacere, ecco perché il bambino piccolo comincia poi a una certa età, incomincia a toccarsi il cosiddetto pisellino, perché in qualche modo prova piacere, perché lì ci sono delle zone erogene dove ci sono delle terminazioni nervose molto sensibili. E questa è la fase fallica, come viene? No, perché poi Freud, allora, andando avanti, giustamente Freud disse: se noi dobbiamo considerare questa energia che nell'essere umano si esprime verso la pulsione di vita, ha degli aspetti che sono legati inizialmente alle funzioni biologiche del bambino, cioè il bambino piccolo incomincia a succhiare, prova piacere nel succhiare e succhia con la bocca, quindi Freud parlò della fase orale. No, successivamente il bambino nel suo sviluppo prova piacere, poi quando si fa un po' più grandino incomincia a scoprire la sua produzione, è molto contento della sua fase anale, cioè quando lui produce il suo pezzettino di cacchina, lo porta alla mamma nel suo
vasino e dice: mamma, vedi che bello odore che c'è, no? Tra l'altro la fase olfattiva, l'abbiamo visto nel cervello inizialmente, è una fase, pensa Guido, che addirittura scavalca il cognitivo. Cioè gli odori, perché i profumi sono così importanti nella nostra vita? Quando due persone si innamorano, per esempio, dicono che io amo il tuo odore, è qualcosa di istintivo primario, cioè noi non abbiamo neanche bisogno di pensare, non passa per il cervello cognitivo, che è quello che poi Jung chiamerà superio successivamente, adesso lo vedremo, perché va direttamente alla parte istintiva, il sistema limbico del cervello, che è addetto alle funzioni biologiche. E questo è bellissimo, questo aspetto qui è bellissimo. Quindi Maria l'ha già detto, tra qualche istante ci concentreremo su queste tre parole essenziali nella vita di Freud, ovvero es, superio ed io. Lo scopriremo tra un attimo dopo la pausa pubblicitaria. Questa è Liberamente, restate con noi. Liberamente, torna tra poco. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Radioattività. Liberamente, tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. S, io e superio. Allora, cerchiamo con la nostra dottoressa Bossa di comprendere meglio questi termini, capire l'influenza che ha dato poi Freud alle generazioni che sono venute, che tuttora studiamo e spesso anche ci scherziamo su con questi termini. Li usiamo anche come alibi a volte. Era il mio S che è venuto fuori per mascherarci dietro magari una cosa imbarazzante. Certamente, Guido. Allora, lasciamo un momentino la nostra energia che nel processo primario, abbiamo visto anche nelle altre trasmissioni, è l'evoluzione del bimbo dagli 0 fino ai 7-8 anni, poi interviene il processo secondario dove adesso interverranno l'io e il superio che controlleranno questa parte istintiva molto forte biologica dell'essere umano che Freud ha chiamato S. No, secondo Freud appunto la fase orale, la fase anale, la fase fallica che abbiamo detto prima, quindi che sono legate alle zone erogene, prendono origine nei fattori ereditari presenti alla nascita, il serbatoio originario dell'energia psichica che è connesso ai processi organici, come abbiamo visto prima, che è connesso all'appagamento degli desideri. Tutto questo movimento, questo luogo psichico, Freud lo chiamò S. Va bene? Questi sono dei luoghi psichici che sono sempre in relazione tra di loro. Quando il bambino comincia a svilupparsi e va verso una fase cognitiva, arriva al controllo di tutto, di questi suoi istinti, di queste sue pulsioni, allora incomincia a formarsi l'io. Cioè l'io che cos'è? L'io è io sono, cioè quindi in quest'isola di istinti si forma un'altra isoletta molto più ben costituita
che dice: in questa isoletta ci sono io, Guido, Maria, col mio carattere, con la mia volontà, con il mio bisogno di entrare nel mondo, perché poi l'io è il mediatore tra il mondo interiore dell'individuo e la realtà oggettiva, perché poi noi dobbiamo fare i conti del mondo esterno. Cioè, io sono un bambino che voglio un panino, incomincio a immaginarmi il panino, penso di aver mangiato il panino, ma se non mangio, se non trovo questo panino, come faccio a sopravvivere? Allora l'io comincia a dire: ma forse il panino sta nel frigorifero, se tu vai a guardare nel frigorifero trovi un fettino di prosciutto, trovi qualcosa da mangiare. Il bambino incomincia a capire che nel frigorifero deve andare nel frigorifero per beccarsi il panino. A questo punto interviene il superio. Il superio che cos'è? È l'educazione, è la struttura sociale che ti dice come ti devi comportare, come questo istinto che comincia a diventare attivo con l'io deve essere però un istinto che entra in relazione con gli altri esseri umani, con la società che si è organizzata, con il mondo esterno. Allora il bambino va nel frigorifero per prendersi il panino, già sta mangiando, arriva la mamma, gli dice: cattivo, non si va nel frigorifero a prendere il panino se devi aspettare l'ora di pranzo. E questo dito puntato della mamma è il cosiddetto superio. È un po' il grillo parlante, come si dice, no? Il grillo parlante, la coscienza, è quando ci si confronta con il contesto esterno. Nel 1906 un incontro importante, quello tra Freud e Jung, diventa un suo allievo, diventano amici, in qualche modo Freud se lo porta dietro. Arriviamo anche all'esperienza americana del 1909, parliamo allora dell'America, di Freud e di Jung. Certo, ecco, ora andiamo un po' alla vita di Freud, quindi abbiamo capito la teoria di Freud, no? A quel punto Freud ha incontrato Jung, che è stato uno dei suoi allievi più importanti, col quale poi stabilì un rapporto paternalistico padre-figlio, e che fu una delle grosse sofferenze della sua vita, perché Jung era un originale, una persona intelligente, valida, ed era un innovativo. Contestò, prima assorbì da Freud alcune idee, poi le contestò e le sviluppò in maniera un po' diversa, ma giustamente in maniera un po' diversa. Ma comunque di questo parleremo poi nelle puntate con cui affronteremo Jung, perché poi nelle prossime puntate parleremo di Jung. Comunque cosa succede? La Clark University, che era diretta dal dottor Hall, c'erano gli psicologi americani, incominciarono ad avere attenzione verso Freud e lo invitarono a un congresso di psicologia in America. A questo punto Freud inizialmente rifiutò, perché non gli avevano proposto nessun pagamento, poi alla fine invece si misero d'accordo per la somma di $714, per cui all'epoca, consideriamo nel 1909, 714 non erano pochi, e quindi Freud si muove con Ferensky, che era un altro suo allievo psicanalista di Budapest, e con Jung. E tutti e tre partono con questa nave, dove si fanno circa un mesetto di viaggio, perché una volta si andava con i piroscafi. E lì cominciò la prima diatriba tra Freud e Jung, che contenti eccetera eccetera cominciarono a interpretarsi i sogni e cominciarono a litigare sulla loro interpretazione dei sogni, perché Freud, da paternalista che era, disse: Jung voleva interpretargli un sogno molto profondo e gli chiese alcuni aspetti della sua vita privata. Freud disse: no, io non posso parlarti del mio mondo privato perché appartiene a me e non voglio arrivare in profondità, non voglio scoprirmi con te in qualche modo. Jung si offese moltissimo e incominciò da questo momento un qualcosa tra i due che non funzionò più bene. Nello stesso tempo Ernest Jones, che poi divenne il biografo di Freud ed era un suo carissimo amico psicanalista inglese, li raggiunse a New York, e Freud poi, parlando di quel congresso e di questo contatto di Freud con l'America, disse che in fondo Freud aveva snobbato l'America, aveva detto che in fondo che questi americani che erano un poco infantili, un po' bambini. E tra l'altro Freud, andando in America, le cose a cui fu più interessato fu di andare a vedere
un museo di arte antica, perché lui era attratto moltissimo poi dal mondo greco e il mondo antico. Mentre in America c'era questa contestazione, diciamo così, di Freud, che indubbiamente etichettava una superficialità forse dai più, ecco, di Freud, in Europa il movimento psicoanalitico andava avanti, e come? Con l'apertura oltretutto di, chiamiamole, delle succursali in tutta Europa, in città e nazioni importanti del vecchio continente. Sì, perché poi, tornati indietro, in fondo questa avventura americana furono 5 conferenze che lui fece, no? Poi nel 1910 intanto invece si fondò il congresso di Norimberga, dove Freud istituì un'organizzazione internazionale per coordinare tutte le associazioni psicanalitiche che stavano nascendo, e mise a capo poi, nonostante i contrasti, lo stesso Jung a questa organizzazione internazionale, e nacquero tantissimi circoli psicanalitici da Berlino, Vienna, Zurigo, Budapest, Bruxelles, Russia, Francia, Italia e Australia, e Freud poi mantenne una stretta corrispondenza con tutti questi psicanalisti che lavoravano, e quindi abbiamo un carteggio di Freud infinito. Nel 1910 Freud si divertì a fare un'analisi postuma sulla biografia di Leonardo da Vinci e scrisse questo suo piccolo pezzo che si chiama Un ricordo infantile di Leonardo da Vinci, che Freud disse la sola cosa piacevole che abbia mai scritto. Io non l'ho letto, quindi non so bene come lui ha interpretato psicanaliticamente la personalità di Leonardo da Vinci. Comunque qui arriviamo al 1915, quando Jung poi, a questo punto, a seguito di tante discussioni col suo maestro, abbandona la società psicanalitica e se ne va. E Freud non glielo perdonò mai. Cioè, successivamente, Jung, lo vedremo nella quarta puntata, quando Jung cercò di aiutare il maestro, di aiutarlo durante il momento di persecuzione contro gli ebrei, perché poi addirittura pensate che tutti gli scritti di Freud vennero messi al bando, vennero bruciati, perché il Reich e il fascismo non permise, il nazismo, per carità, anzi Mussolini intercedette nei confronti di Hitler, chiedendo ad Hitler di salvare Freud. Uh-huh. Quindi il nazismo non era pro Freud. Arriviamo di fatto alla guerra mondiale, che sarà argomento della prossima puntata, perché nell'animo di Freud è chiaro che, a fronte di questa situazione, braccato dal nazismo, dalle leggi del Terzo Reich, muta la sua personalità ulteriormente. La prima guerra mondiale nel 15-18, nel 15-18, perché qui stiamo arrivando, siamo nel 1912-1915, dove poi qui ci fu una relazione segreta. Abbiamo sempre visto Freud come un fedele. Non è così. Freud era uno che nascondeva le sue infedeltà, e questo, insomma, come tutto il sistema dell'epoca. Lui ebbe una relazione segreta con Lou André Salomé, che fu anche una donna molto importante per Jung. Quindi, puntini. E Salomé, infatti, dichiarò che era stata, aveva avuto dei momenti molto intimi con Freud. Comunque qui stiamo arrivando alle soglie della prima guerra mondiale. Freud ormai aveva più quasi 60 anni, i suoi primi figli erano grandi, le sue figlie si erano sposate, stavano sposando, e i suoi primi 3 figli nel 15-18 vanno in guerra. E Freud rimane preoccupatissimo da questa storia, questa guerra sconvolge tutto il suo mondo interiore poi, e lui affronta anche l'istinto di morte in questa guerra di cui avevamo parlato prima, e ne parleremo poi nella prossima puntata, e quindi siamo arrivati alle soglie della prima guerra mondiale. E allora ci congediamo, questa era una puntata molto interessante di Liberamente, sempre in compagnia del nostro amico Freud, che continueremo a conoscere nella prossima puntata. Giovedì noi torneremo in onda a partire dalle ore 19, ricordatevi che ogni sabato mattina a partire dalle 9 del mattino c'è la replica, avete sentito l'invito di Maria, e per cui grazie naturalmente a tutti coloro che sono rimasti all'ascolto, e buon proseguimento con la programmazione di Radioattività. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa.
Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto.